un po' di gente. Sapete che io solitamente parlo a 78 milioni. E niente, considerando l'orario, però mi ho contento anche solo di 8 milioni. E quando arriviamo agli 8 milioni parlo. A parte gli scherzi, aspetto un 10 minuti per parlare così entra qualcuno almeno. Tanto le solite domande di routine, come state, se c'è già qualcuno, io sto bene. E niente ragazzi, fa un caldo boia. Inoltre non posso neanche accendere il ventilatore perché sennò dopo sentite il rumore del ventilatore e non sentite bene la mia voce. Ciao la nonna, buonasera e benvenuta perché non ti ho, mi sa che non ti ho mai letta nel mio canale. E ci sono già due utenti, tre. Ah ok, ecco, è la prima volta che scrivo, ok, allora benvenuta comunque. Prego, comunque nonna. E non so se tu segui, penso di sì, segui queste dinamiche su YouTube di Chiara e company. E ragazzi, intanto per darvi un breve anticipo per quelli che sono già entrati, praticamente sembra che Chiara abbia deciso adesso di fare una serie di live guasta, intendiamoci, dove vuole mettere a tacere, come dice lei, una serie di canali. Tra queste persone ha elencato anche se. Indirettamente però ha elencato la Dama Nera, Senz'anima, Pericolonda e probabilmente farne farà persino una contro Ciccio. Ciao Mirko Pilo, Schiattina, ciao, buonasera. Tempo fa, ah, e anche Mode di Osservatore, ok. Ciao Libertà Estrema di Original. Ciao Isa, sei entrata, eccoti. Prendo ragazzi almeno un ventaglio che non sarà la stessa cosa, però un po' mi faccio un po' di fresco. Wow, siamo già in 15 ragazzi. Benissimo, benissimo. Spettro, buonasera. Isa, allora, in realtà è un utente che mi ha detto che è iscritto da un po' di tempo nel mio canale, però è la prima volta che commenta qui. Schiattina. Ciao Ale. Ciao Emanuele Menicucci. Anche te mi sembri nuovo. Sì, Isa. Emanuele. Ah, l'hai portato te, grazie. Isa è una brava persona. Ale Isa. 5 euro. No, Isa, che 5 euro. Che poi te li spendi tutti in gelati, che ti conosco. A proposito di questo, avrei tanto voglia di un gelato, però devo andare a fare la spesa, ragazzi, ho finito praticamente tutto. Sono l'iscritto, bene, numero 846. Questo, ragazzi, sapete che io devo arrivare alla monetizzazione perché se no non posso vivere, cioè come faccio a guadagnare? Siamo già in 20, bene. Almeno vabbè, aspetto comunque di arrivare a 5 minuti prima di parlare. Tosta pane, tosta paglia. Questo tosta paglia. Anche poi in realtà te l'ho detto, ne avrei anche uno, però dovrei andarlo a prendere giù nel box. Grazie a te. Vabbè ragazzi, allora io comincio intanto a parlare, anche perché questa ammetto che è più una live per fare due chiacchiere. Ho seguito comunque più o meno quello che è successo, però non è che mi sia fatto una grande, diciamo, opinione in merito. Ho più deciso di assistere passivamente a queste ultime due live che ha fatto Chiara e anche un po' a tutto il resto. Allora, innanzitutto, visto che è tornato vodka e questo mi ha reso comunque molto felice e ha deciso di deliziare il suo ritorno con cioè di deliziarsi appunto con il suo ritorno
facendo un video musicale parodia su Chiara D'Alessandro, dove ridicolizzava la sua praticamente vacanza a Sperlonga, e dove faceva inoltre intendere che Chiara non avrebbe rapporti sessuali con suo marito, ma che in compenso ci sarebbe Dennis che ogni tanto la soddisfa, anche se velatamente poi nella parodia si fa capire che sarebbe Davide ad avere una tresca con Dennis Brunello. Vabbè, come sapete, ogni volta che esce una parodia di vodka, Chiara ci fa una live apposta. E anche questa volta non ha perso tempo per aprirne, già, in realtà questa è già la seconda, e inveire in tutti i modi contro Michael. Inoltre, grazie appunto, tra virgolette, a questo suo livore improvviso nei confronti di Michael, lei ha deciso di aprire una serie di live dove avrebbe asfaltato tutti i cosiddetti canali di scolo. Nella ultima live lei si è pure praticamente ci ha messo pure le mani davanti dicendo: "E ragazzi, come sapete, ad agosto YouTube paga meno e quindi ho deciso di fare questa compilation di live wasta perché so che vengono particolarmente guardate e alla fine anche io ho deciso di guadagnarci." Ed era stato un comportamento anche potrebbe essere considerato, tra virgolette, onesto questa volta di Chiara. Peccato che l'avesse preceduta senza anima scrivendo qualche ora prima della live di Chiara un post dove spiegava che vabbè, ad agosto YouTube paga meno e che probabilmente Chiara aveva già annunciato questa serie di live perché non aveva molte idee e sapeva che quello è comunque il contenuto diciamocelo, più amato dagli utenti in generale, non inteso sia fan che detrattori. Hai visto Schiattina che ti do buoni consigli, ma mai Depp soddisfi me. Mannaggia la pupazza, Isa. Critiche secondo me vodka esagero. Allora, magari. Allora, posso capire che Emanuele, quando ti trovi tu in prima persona a essere perculato, dopo magari non riesci a dire satira e satira, però io penso che spesso Chiara esageri un po'. Poi Emanuele, pure Chiara ha tirato ancora fuori quella battuta che ha fatto Vodka in un video, penso che fosse di febbraio, marzo, dove faceva riferimento a una cosa tra Blius e Davide. E secondo Chiara questo farebbe passare Davide per un pedone. Però non la penso proprio così, perché alla fine dei conti c'è quella cosa che si chiama. Come si chiama? Si chiama età del consenso. Per di più, un'altra cosa. Se sai che sei preso di mira, eccetera, questo lo sapeva già da anni, non vai a dire che tuo marito si telefona con un ragazzo alle 3 di notte. Quindi mi viene da dire, magari tipo ecco, con la battuta su, come si chiama, su Blues, posso pensare pure io che poteva essere evitata, però se lui alla fine dei conti fa delle, tra virgolette, delle insinuazioni tra Brunello e suo marito, non lo trovo così grave. Poi questa, visto che è una parodia, poi questo suo modo sempre di dover convincere, perché sembra che voglia convincere gli utenti che lei fa sesso di qualità con suo marito e che praticamente lui è un toro da monta, che ho ascoltato una parte di una live di Eva, che ha dato per quello un ottimo punto di vista su questo fatto. E che ha detto: "Se fosse un uomo a etichettare la propria donna come la vacca, cioè dire: 'Ah, io quella vacca la monto sempre, eccetera', penso che il 90% degli utenti su YouTube inizierebbero a dire: 'Ma scusa, ma che cosa dici? Quello che dici è sessista, è volgare'.
non è rispettoso nei confronti della tua compagna. Questo però invece non viene detto quando viene fatto nei confronti di un uomo, e specialmente appunto questa cosa dichiara che ogni due per tre lì ha il mio stallone, il mio toro da monta. È un modo come per trattare il tuo marito come un trofeo, un pezzo di carne, che poi c'è, cioè, trofeo viene un po' da sorridere, per non dire altro. Però può anche rimangare sempre che noi siamo invidiosi del marito di Dennis, ma nessuno è invidioso di niente. Cioè, nessuno lo vuole il marito, cioè il tuo marito, Chiara, penso nessuno. O forse, vabbè, magari qualcuno sì, ma sono davvero una ristretta minoranza rispetto a tutti quelli che ne parlano e criticano, eccetera. Praticamente ci sarà la novena delle buasta. Fa bene, e il se guadagno è basso, ma non dovrebbe esagerare con gli insulti. Sono comunque perculi quello che riceve, nulla di più. Mi ricordo di Daniele Blius. Ogni tanto si fa nelle live di grazia su Instagram. Chi tanto parla poco fa, perché chi lo fa non lo racconta in giro. Appunto, Spettro Rosso, sono anche io di questa idea. Ma probabilmente lei si autoconvince, si vuole autoconvincere. Non penso che a Davide sia piaciuta quella frase scritta da Chiara in chat. Si sarà. E appunto, anche perché lo mette tra virgolette in ridicolo. Non piacerebbe a nessuno, credo, Emanuele. Poi già sappiamo che anche Davide, appunto, è preso particolarmente di mira dagli haters. Se tu lo etichetti in questo modo. No, che è un conto se tu dici. Voi non siete sotto le coperte, tra me e mio marito, non potete sapere com'è il nostro rapporto di intimità. Quello è una cosa più che corretta. Poi, guarda, anche persino dire, ma magari tutti quelli che stanno in continuazione a criticare giorno e notte la nostra vita coniugale, la nostra vita sessuale, perché magari non ne hanno più alcuna, certamente, però se tu continui a, il mio stallone di qua, di là, mi faccio montare. Faccio di tutto e di più, voi invece non fate niente. Magari sarà anche vero. Nonostante a me Davide non piace molto, però insomma, non mi piace quando Chiara fa così. No, ma neanche a me, Isa. Ma parlare del gossip tuo invece che di cose di una quarantenne, cinquantenne trash, e do, fai ragione. Benvenuta comunque, benvenuto. Ma no, vabbè, Mirko Pilo, dai, non ha detto niente di male. Aspetta che lo sblocco. Ma dai, raga, non ho detto niente di male. Se poi esagero, la banniamo. Allora, cosa stavo dicendo comunque? Ma che niente, perché poi, ragazzi, a un certo punto le cose si ripetono sempre. Poi aveva parlato della chiusura del canale della Dava Nera, dicendo che al momento non è ancora riuscita a chiuderle il canale, perché la dama è riuscita a utilizzare una serie di stratagemmi per aggirare il copyright, però che c'è comunque un altro modo per buttarle giù il canale, e che presto Chiara provvederà. E per di più ha fatto tutta una metafora, un discorso dicendo: perché io le mie carte le gioco bene, non con furbizia, non le gioco frettolosamente. Peccato che secondo me, se avesse potuto chiudere quel canale, lo avrebbe fatto fin subito. Ora, io non, figuriamoci, sapete che io la dama la biasimo spesso per quello che fa, però mi viene anche qui da dire: hai promesso che buttavi giù questo canale, che tu sei la campionessa di mondo di bullying, eccetera, però io questo canale lo vedo ancora lì. E solitamente quando Chiara inizia con quelle frasi come anche quella che diceva con Pericolonda, la furbizia non serve solo per i delinquenti, perché le brave persone non hanno bisogno della furbizia. Di solito quando lei incomincia con queste frasi è perché in realtà le sono rimaste solo quelle, e probabilmente si è resa conto che il canale della dama non riesce a buttare giù. Stallone sveglio arguto, la prima a percularlo, che figuriamoci, sarebbe meglio se venisse buttato giù, però io non capisco perché devi mentire ai tuoi utenti. Piuttosto dici: guardate, non riesco a buttarlo giù, punto e basta. O mi aiutate, fate delle segnalazioni per bullismo, oppure non viene buttato giù. Vedete che io ho visto il video di Anna che fabbrica gli orecchini di Beefcraft, e l'ho visto
città è abbastanza in carne, non dovrebbe fare body shaming in ogni caso, non so cosa ti fanno, cose che si fanno. No, ma sicuramente, Emanuele. No, io quel video non l'ho visto, però mi hanno detto che fa molto ridere. Poi vabbè, la dama, come sapete, non ha perso tempo, chiaramente Chiara era ancora in live, anche lei ha aperto una live dove ha detto che la deve lasciare in pace, perché se no lei farà la 40 milionesima di denuncia contro Chiara. Allora, la dama onestamente esagerata con le live reaction, prende delle cantonate incredibili come ad esempio detta lei, non sa che a Milano è normale chiamare un'azienda ditta. Ma sì, appunto, si chiama ditta. Ciao raga, troppe live, chitona, vodka, tramaniera, sono rimasto indietro. No, ma Marco Rossi, neanche io ho seguito tutto, proprio tutto tutto. Sono stato un po' da vodka prima e ho seguito la live di Chiara, ho seguito un pezzo di live di Dama, e infatti ho detto qui è più per spettegolare tra noi stasera. Lascia che blocchi, non sono le stesse persone che davano il tormento ad altri. Quel profilo ha commentato il tuo ultimo post parlando del profilo di... Ah, ok, sì. Vabbè, che tanto così vale, così non capiscono che per fare un dispetto a me fanno un dispetto a un'altra persona. Poi vabbè, sì, tirando fuori allora la storia del profilo di Brunello, volevo dire una cosa che Chiara ha detto. Parlando del video che aveva fatto Vodka, lei dice che il profilo non poteva essere originale perché boh, una roba fatta lì dagli haters. Ma allora, come mai c'era il link che portava al profilo di Dennis Brunello di Facebook? Perché il link lo si può lasciare solo se sei il proprietario del canale di Facebook, quindi o gli hanno hackerato il canale. Oppure significa che Chiara, almeno se deve raccontare la bugia, le deve raccontare meglio. Credi che dovresti togliere nonna Luna da moderatore? Poi ti fa casino, Chittona, credimi, toglie. L'hai già messo troppi moderatori. Non dirlo, Credi, cancella pure i commenti dove lasci intendere sotto qualche post e fa. No, vabbè, Vale, io ormai ne ho parlato. Ma lei fanno comodo questi canali, le danno visual. Ci sono canali molto piccoli e schifo. Sì, dove a schifosi, dove dicono il peggio del peggio e dello schifo, ma questi non li denuncia, quelli sì che dovrebbero essere più. In che senso? Vabbè, sono, sarà essere denunciati. No, ma appunto schiattina, ma è un po' come. Allora, per esempio, lei, i canali, quelli su YouTube che ci sono da anni, che hanno ricaricato i suoi pezzi con i momenti più tragici di Chiara D'Alessandro, i momenti più trash della suocerina eccetera, lei non li ha mai buttati giù e non li butterà giù mai secondo me, perché quei canali le fanno pubblicità, perché hanno migliaia e migliaia di visualizzazioni, conta che io Chiara D'Alessandro l'ho conosciuta grazie a un canale così, per di più. Sono felice che Chiara e Davide abbiano un nuovo amico, ma quel Dennis mi lascia incredulo a volte nei commenti, risponde agli utenti scrivendo che devono andare a pulire i pavimenti. Sì, vabbè. Ma Emanuele, a me non convince Dennis, ti dico la verità. Chiusi non aveva spazio. Ah, ok. L'importante è che la persona stessa che lo ha rivelato ha ammesso che tu non volevi farlo sapere pubblicamente. Se vuoi cancello. No, ma vale, tanto ormai. Più di così. La cosa ormai si è tra virgolette saputa, quindi vabbè. Tanto è rimasta limitata poi. Vabbè, la terza volta che accendevo l'accendino, vado ad accendevo il drupo, vabbè. Ragazzi, io c'ho un caldo, scusate se vi lamento con voi, sembra la vita, faccio veramente un caldo allucinante. Non posso manco aprire le finestre perché c'ho paura che mi entrino le vespe dopo. Oggi me ne è entrata una a proposito, mamma mia. Di dove sono? Di Vilado, Testida. No, sì, vado bene, comunque sì, sono di Vilado. Comunque quando ritoccano il marito, dicendole che Davide è gay, lei salta. E conoscendo le cose dice, cioè, cose bugie sono inversamente proporzionali alla realtà per Chiara.
Sì, Chiara non ti caga finché hai pochi iscritti, come ha detto Oscar, è meglio così. No, no, appunto. Sì, no, aspetta, veramente è terribile, là, dopo la situazione. Piove, poi piove, vuole piovere. L'ho bevuto solo settimana scorsa un paio di giorni. Sì, no, sì, spettro. Tina, anche io spero che questa rabbia, soprattutto che lei si comporti così solo su YouTube, che nella realtà comunque se ha un problema lo affronti in maniera minimamente diversa. Sì, volevo vincere Isa, ma perché? Poi non è che mi piace molto, aspetta. Non mi piace il tuo comunque nick, quindi via. L'ho fatto persino con canali, tra, vabbè, con utenti che ci andavano giù pesante con Chiara e Davide, ragazzi. Quindi non è una novità. Sì, lo so, questa, ragazzi, questa live è un po' noiosa. L'ho voluto aprire così di getto. Poi boh, anche con un'altra cosa, Chiara che continua a tirar fuori il fidanzato di Vodka. Allora, è vero, si è presentato una volta nei video anni fa e, tra virgolette, sì, tu ne potresti anche parlare, è un personaggio pubblico, però è inutile stare a tirare fuori una cosa di 4 anni fa, Chiara, soprattutto perché tu dici spesso, quando non sanno a cosa attaccarsi, si attaccano alle cose che sono successe 3-4 anni fa. Sì, ok, ma pure tu fai lo stesso. Comunque al Vasca, quando originano il profilo di Brunello su Gay Romeo, lui vide che le foto del viso, poi se colleghi il profilo Facebook a un account verificato, il nome era May School. Sì, lo so, Marco Rossi. Critica ti regalo un pinguino delle unghie. No, ma io ho bisogno proprio di un condizionatore. Vero schiattino, l'ho pensato anch'io stasera, ma purtroppo mi sembra autentica la sua cattiveria. Ma lei ha detto nella precedente live che spesso lei è la burattinaia, come dice, quindi magari che addirittura tutti questi teatrini non li crea lei apposta, spesso. Sono incominciati comunque, ragazzi, Nick, con la fantasia. Tu ritieni cattivo, Vodka, a me non dispiace. No, io non ritengo cattivo Vodka, Monica. Scusate, ma mio marito mi chiama. Sì, non ti preoccupare, Isa. No, Monica, io non ritengo Vodka cattivo. Quando è che l'ho detto? Io ho detto che... No, allora Monica, io ho detto che, allora, nonostante, vabbè, Chiara esageri, quella battuta su Dennis, sì, su Dennis, buongiorno, su Brius, magari poteva risparmiarsela, perché era comunque, sì, un po' di cattivo gusto, e poi si sta parlando comunque di una persona che ormai è fuori da YouTube da un bel po' di tempo. Però, a parte questo, no, io non ho detto niente. Nick di merda, però sinceramente è una frase che può... Vabbè... Valentino Sassari, moderatore fantasma, mi ha bloccato l'altro profilo, non riuscivo più a commentare. Ah, e mi spiace, dopo se mi dici qual è, provo a sbloccarti. Marco Elena Sacco non direbbe mai una cosa del genere. Non ne sarei sicuro, sei stato chiarissimo. Uff, il mio commento è stato bannato in automatico, ci riprovo. No, schiattina, adesso ti leggo comunque. A volte c'è dei bug YouTube.
aspettando il commento di Schiattina per quello, ragazzi, volevo leggerlo. Vabbè, niente, per il momento niente. Poi vediamo se mi viene in mente qualcos'altro di cui parlare. È un accento milanese, vivi a Milano? L'ho detto sì, l'ho detto anche poco fa, Monica, che sono di Milano. Dopo criti tutti da me. Ah sì, Isa, secondo me si può fare anche perché io appunto ti dico non tengo aperto ancora tantissimo perché sto morendo di caldo e sono pure stanco, lo ammetto. Questa dai, facciamo più che una live prova, poi domani vedo di aprirne un'altra e di informarmi magari un po' meglio. Spero tanto, aspetta, faccia parte del personaggio. Anche Cracco a Masterchef fa lo stronzo, ma in altre situazioni è una mezza pippa. Nonostante sia un grande chef, ma Schiattina sì, poi dipende anche dalla situazione. È un po' come il bullo a scuola che poi messo fuori in altri contesti, se è da solo non è capace a fare totalmente niente. Ma Serena Sacca ha detto di peggio. Critis, già come la penso, mi ha deluso, l'abbia sbannata. Sì, ciao Matteo Romano, casualmente sei spuntato all'improvviso. Non ti avevo mai letto prima nelle mie live, nei miei video, eccetera. Ti ho visto ieri nei commenti. Io ho sbloccato tutti, comunque, più o meno, Matteo. Non ho sbloccato tipo quella determinata persona che tu difendi perché mi sta dando l'ossessione. Pure stasera ha fatto una live su di me. Non capivo che cosa volesse. Io sto scrivendo. No, 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 Isa, lascia perdere. Lascia perdere. Non c'è la. No, Emanuele, nessuno ha detto che Elena Sac è dietro quei nick, neanche io, ma non lo penserei mai, però che un pensiero di quel tipo potrebbe essere magari partorito da lei. Ma questo Sandro non mi piace, poi mancherebbe, decidi tu. No, no, neanche a me, ma infatti da me è bannato. A Masterchef hanno creato un personaggio dietro a Cracco, ma alla fine è un buono. Sì, quel gruppo lascio perdere io. Sì, no, anche io lascio perdere tutti. Stiano nelle loro live, vogliono appunto. Ho saputo pure che un paio di volte hanno parlato di me, hanno parlato male, vabbè, dicono quello che vogliono, ma io non ne voglio sapere. Sì, quel gruppo lascio perdere. Sono qui col ventaglio, ragazzi. Vado a vedermi qualche live dei casi. Ok, Marco Rossi. Così magari mi aggiorni poi sotto i commenti. Comunque sono utenza, sono criticoni, sono un po' in difficoltà. Uscite un argomento. Faccio come Davide, da di cosa volete parlare? Allora, Monica, poco fa hanno parlato di Isa, io stimo Isa per questo non voglio che, no, appunto, anche perché loro non sanno fare una critica educata o comunque magari percolare senza superare un determinato limite. Poi non parlo della sua eventuale cattiveria, non la conosco, ma la rabbia è terribile, è uno stato d'animo inquietante, se fosse così realmente dovrebbe essere aiutata da chi vuole bene. Ma perché lei vorrebbe avere praticamente un'approvazione sul tubo che non ha? Monica, che libro stai leggendo in questo momento? Dalla Terra alla Luna di Jules Verne. L'ho quasi finito. Parliamo di pesche, creature marine, razza. Secondo te Oz ritorna? Non lo so, so che ogni tanto fa qualche storia in su Instagram e tempo fa mi aveva pure citato e mi aveva salutato. Infatti lo ringrazio ancora nuovamente per questo. E però non lo so.
Sarebbe bello un ritorno di ossa. Anche a me manca comunque Monica. Con la sua poracitudine chat, certo. Dai, sicuramente anche senza argomenti ha il 100% in più di andare meglio di Davide nelle live. Vabbè, perché almeno io sto zitto nel caso. Non dico, almeno non dico cavolate. Os qualche volta è passato da me, ma poco. Ah no, mi è venuto in mente un argomento giusto di un minuto. Ma Chiara che ha definito praticamente la gente con la dislessia, persone con una patologia, cioè io sono rimasto tipo what? Cosa? O anche persone sì che sono autistiche. Com'è? Io sto leggendo l'Abbazia dei 100 inganni, ho appena finito il caso di Agatha Christie. Ma allora, l'Abbazia dei 100 inganni l'ho già sentito, invece il caso di Agatha Christie no, salvo che per non intendi un libro di Agatha Christie. Monica l'ho visto in una live di recente. Critichi in un commento. Se vuoi ti dico cosa ha detto in live. Comunque se vuoi le scrivo per farle capire che tu non sei disposto ad ascoltarla. No, Melina, la lasciamo perdere. Purtroppo ha perso. Comunque ciao a proposito. Purtroppo ha perso tutto il materiale. Sì, Emanuele, ma aveva una buona cultura. Peccato, è una perdita. Sì, era un po' puntiglioso, questo me lo ricordo. Aspetta, però non. Ah, comunque, questa è una cosa che mi ha scioccato. Poi l'altra invece quando ho detto, e no, perché sapete ragazzi, mio marito in realtà le persone che lo conoscono dietro la timidezza, eccetera, è una persona sveglia, eccetera, perché voi fondete la timidezza con la stupidità. Una persona può essere timida quanto vuole, ma a 40 anni lo sa che tra l'Europa e l'America, c'è cioè l'oceano, non chiede che se c'è un treno che finisce, cioè si può andare in America, da che parte dall'Europa, non cioè, conoscenza per esempio di tre poteri dello Stato o anche banalmente chi sia il Presidente della Repubblica. Fabrizio aveva oscurato il canale, ma dopo 30 giorni YouTube lo elimina. Ora Fabrizio può interagire col secondo canale, quello della cacciottara falsa, ma pure quello credo che l'ha eliminato, oppure la dama ha mandato gli strike. Le persone dislessiche spesso sono geniali e poi si cura con la logopedia. Ma in realtà non è che è una cosa da curare, so. È brutto dire curare. E comunque sì, non è una patologia. Perché francamente, soprattutto ragazzi, una persona che a 40 anni vi dice che il treno, cioè c'è un treno che va in America dall'Europa, dove vi viene da pensare una persona dislessica, vi viene da pensare una persona con deficit di ragionamento o comunque una persona che non è mai andata a scuola. Ma neanche mai andata a scuola, che non è mai stata nel mondo comunque, perché le persone analfabete che emigravano in America lo sapevano comunque che dovevano prendere la nave per andare in America. Io so che non molto tempo fa Vassago era tornato con un video critico contro Anna e Anna gli ha buttato giù il canale. No, questo non lo sapevo. Non curare, correggere nei bimbi si corregge facilmente. Si corregge in effetti, ma la dislessia non è una cosa così grave. No, ma appunto. Non è una cosa per niente grave. Difatti Isa. Scusate ragazzi, ma avevo un gatto sul letto, non mi sono accorto, per sbaglio gli ho tirato un calcio, poverino. Infatti adesso l'ho coccolato. Poi leggendo molto si migliora sempre più. Ma no, appunto. Da enfatizza è anche assolutamente normale. No, io Depp no, un gatto Emanuele. Allora, io ho sì due gatti e poi ne ho altri due che sto tenendo ancora per una settimana per un'amica di mia mamma. Perché è partita e non voleva lasciarli in una pensione, quindi li ha lasciati a noi. Ne ho quattro in tutto in casa. Ce ne fosse uno che ha preso quella Vespa. A proposito, ragazzi, però ve la devo raccontare. Ero senza pesticidi o cosa. Quindi, cosa abbiamo fatto? Abbiamo optato alla fine per. Avete presente la schiuma da barba, quella di Carnevale? Siamo riusciti fortunatamente a prenderlo e quindi è morto sul colpo appena l'abbiamo preso con la schiuma.
Isa Amazon Prime. So che la domanda era rivolta a Isa, ma rispondo anche per me. Io schiattino non ce l'ho Amazon Prime. La dislessia è un disturbo specifico dell'apprendimento legato a una forma di neurodiversità, non sicura perché non è una malattia. Appunto, schiatti, ma che mi sono descritta da Appi, non mi ricordo. Chi è Appi? Isa, sei appassionata di libri, beh, mi piace leggere, sì, spettro. Ma in realtà, secondo me, se ognuno trovasse il proprio genere, chiunque potrebbe amare la lettura. E magari dopo aver fatto un minimo di aver preso almeno quelli che sono i corollari della grammatica. Ah, ok, Amazon Prime. Isa, peccato, volevo consigliarti una serie molto interessante. Ma io schiattino, l'unica serie che ho visto di Amazon Prime, che non l'ho vista neanche tutta, è The Man in the Egg Castle. Sì, lo so che sto rispondendo a domande che hai fatto a Isa, ma non mi importa. Uff, non capisco gli acronimi. Dimmi, schiatti, dimmi lo stesso. Dall'inizio dell'anno ne ho letti 33, adesso sono al 30. Mamma mia, spettro. No, io non ne ho letti così tanti. Io sto leggendo L'Enigma d'amore nell'Occidente medievale di Anna Rosa Mattei. Complimenti, spettro. No, Betta, 40 libri da recensire, veramente. Ma tu questi libri, oltre che recensirli, devi pure leggerli. Io ho letto gli ingredienti del formaggino mio. Vabbè, dai, è pur sempre qualcosa. Quello che mangia Pilo. Ho ricevuto il Kobo a Natale e sono impazzita. Il Kobo cos'è? Com'è che si chiama? Quello per leggere i libri? Comunque un romanzo di Margaret Atwood, I racconti di un'ancella, non so se l'ho pronunciato correttamente. Ok, sì, tipo il Kindle, ok. Ascolto, Isa, il Kobo non è un serpente, ma un pensiero frequente che diventa, no, è un pensiero indecente che diventa infrequente. Quando vedo te, quando vedo te. Critiche per rinfrescarti, ti consiglio di frullare il cocomero freddo e berlo. Sì, non ho cocomero in casa, è il problema. Non c'ho quasi più niente. Oddio, come stona, Criti. Taci. Taci, Isa, io sono intonatissimo. Ma il Kobo legge tutti i tipi di file. Emanuele è la mia cosa preferita. Chi io, Mirko Pilo, la tua cosa preferita. Ah, quindi tu dici che sono una cosa, va bene. Mirko. Mirko Pilo è il classico uomo che tratta appunto gli amanti come degli oggetti e poi li abbandona quando se ne stufa. Critiche non è una cosa, critiche è un gatto. Magari fosse un gatto. Ovvio se il mio oggettino di svago, esatto, che mi hai ovviamente per bene manipolato. Adesso mi usi e poi mi scarichi. Mirke va come il pane, lo vogliono tutti. Buasta, faccio una buasta. Isa, si aspetta ancora un pochino e dopo puoi fare la buasta, che sto ancora in 10 minuti. Ah, pure te hai manipolato Criti, e certo. Ma in particolar modo, ragazzi, non so perché ce l'hanno con, allora, con Isa e con Mirko. Non so perché, mamma mia, c'hanno un odio per loro due, cioè c'hanno un odio che io vado nella live di Isa, interagisco con lei e con Mirko. Vedi il pilo? Poi vabbè, un'altra cosa che non hanno molto digerito è il fatto che abbia sbloccato la SAC. Però ripeto, è una sacca rimane sbloccato finché lo decido io almeno. Credete che da quando segue il trash YouTube ormai più di 2 anni. Poco più di 2 anni.
No, non mi devo. Mi ero sdraiato, ma è meglio di no, perché se mi addormento, ragazzi, cioè, alla fine. Dopo rimango io che dormo. E voi critiche, critiche. Che fine hai fatto? Ciao Lilith. No, qualcosa conosco del giusto, però no, non ho visto quando è successo. Che dovevano pure fare quella con Chiarusto, tipo. Bene, bene, Lilith, te come stai invece? Lo so, Ale, tempi d'oro del trash TV Italy. No, ma nel 2018 no, io non la seguivo ancora, io la seguivo. Iniziato a seguire nel 2020. C'era già il Covid quando me la seguivo, questo me lo ricordo. Io non voglio conoscere né giusti né ingiusti. Ho fatto il pieno di strane creature. Cos'è una citazione? Vero Emanuele? Ah, poi raga, ieri ho visto il film di Buzz Lightyear, è carino, è davvero carino. Ciao Lilith. Cioè Emanuele che saluta Lilith. Un po' smorta questa live, ragazzi, però per avere il caldo. Un mese fa ero chiuso in casa con il Covid, poi l'ha preso anche tu. Sì, l'ho preso anche io, Spettro. Io ormai, vabbè, sì, anche a me è quasi passato un mese. No, che quasi pa è passato un mese. Sì, è passato un mese da quando l'ho preso. Stato a casa 2 settimane e mezzo. I sintomi sono durati di per sé 2 giorni, a parte poi un po' di tosse. Il problema era che ero positivo, ero in continuazione positivo. Io vivo, e lo immagino Emanuele, beato te. Beh, a me il mare non è che faccia impazzire, però in questo periodo dell'anno che fa caldissimo, stare a Milano è impossibile, ma sembrava stare meglio di noi, il Criti. È vero. Dai su, dai, adesso incominciate con i complotti, tipo che mi sono inventato il Covid. Che sono uscito con il Covid, tipo tutte le cose che ho fatto a Chiara. Io le prime 2 settimane di luglio, infatti anche a me pochi giorni, però 3 tamponi sempre positivi. E sì, anch'io ne ho fatti 3, aspetto. Domani speriamo non piova. Ho il mio primo fa falò. Il fuoco di Sant'Antonio, Madonna. Sì, no, a Milano sì, ci sono tantissimi, ma ancora adesso ci sono tantissimi positivi. Critica, hai sentito della febbre del Nilo? No, Emanuele. Francamente no. Ok, basta. Comunque ho letto. Allora voglio andare al mare. Idem. Che brutta cosa l'ossessione. Eh sì. Questa mi mancava tra il vaiolo delle scimmie e la peste suina, ci mancava giusto la febbre del Nilo, sì no. Sto facendo un minuto di silenzio per Fruvilla che ha vinto il ban.
Di più volevo capire cosa stava scrivendo. Sì, ti sei persa per quello un po' di cose, mi sa, su certe dinamiche che sono successe in questo canale, purtroppo. Cioè, magari per fortuna. Spettro, stendiamo un velo pietoso. Eh sì, direi. Ah, il fatto è questo allora ragazzi, io lo farei anche allora adesso, vabbè, tanto ormai così c'è riuscito per l'ennesima volta, c'è riuscito per l'ennesima volta a parlare di sé, che gli rispondessi eccetera, perché vuole solo questo. Io lo farei anche, ma tanto dopo lo so che dopo mi viene fuori un'altra cosa e non mi lascio ancora fare, poi un'altra cosa e non mi lascio ancora stare, quindi guarda, lunedì ci vado al mare, me ne frego delle croste e quest'anno ci sono andata pochissimo. Ma di più mi hanno detto che molti mari sono invasi dalle meduse. Schiattina, vieni nelle Marche. Credi, ti ricordi quando scrissi la prima volta di non ti fidare? Mi ricordo, ragazzi, l'ho già detto un sacco di volte, chi mi vuole dire che sono stato anche coglione me lo può pure dire. Quelli del te avevo detto, te l'avevo detto, avevate ragione. Niente, ragazzi, comunque 2 minuti e chiudo, che fa troppo caldo, vi dico la verità. E non ho neanche assemblato troppo le idee. Che, non sei coglione, spero che uno che spera sempre per il meglio, ma chi è su YouTube da tanto lo conosceva bene. E lo so. Lo mettiamo in difficoltà, argomento chiuso. No, ma no, Mirko Pilo, adesso comunque chiudo perché sto morendo di caldo. Ormai si sa come funziona con certi video di Rava, appunto. Sì, Isa, tu apri che io ci sono. Inoltre ho ancora un bel po' di batteria, quindi ci sono. Mi accendo il ventilatore. Spettro, hai ragione. Vieni che venite tutti. Perché ragazzi, di poi di giorno posso stare di là, che comunque innanzitutto entrano meno le vespe, ma poi di giorno le vespe, sai, sono attirate dal sole, dai fiori, da tutto, eh. Invece di notte magari mi entra, se entra alla fine per me. Sì, Lilith, mi ricordo che quando lo dissi tu mi hai detto che era cambiato. Io sì, ci sono su Instagram, però ti dico, non lo uso quasi mai. Infatti, boh, non lo apro, tipo, penso ormai da più di una settimana. E lo uso solo per guardare a volte alcune pagine. Ho la soluzione per le vespe, Criti, cioè la zanzariera la dobbiamo mettere, lo so. Cambia anche andare a vivere in centro città, così almeno lì sicuramente non ci sono, lì non ci sono insetti. E all'inizio ci sono cascata anch'io, è vero, mi piace dare il beneficio del dubbio, poi è passato del tempo. Fabrizio ogni tanto fa live su Instagram. Sì, lo so, Emanuele. Magari una volta vado a seguire. Oggi sono riuscito a seguire Vodka, che io non riesco mai a seguirlo in live. Ed è una delle poche live a cui mi piace, se riesco, partecipare e scrivere. Lì si capiscono, erano cose troppo gravi, davvero, ormai acqua passata. Ma sì, uno, io pensavo, sai, sono passati comunque degli anni, magari è cambiata come persona, boh, invece. Anyway, ragazzuoli, adesso Isa apre una live, quindi per chi volesse Isa tutto e niente, per chi volesse connettersi, cioè andare in live da lei, è il benvenuto. E io con questo vi saluto, domani vedo di aprire un'altra live, magari un migliore,
ringrazio comunque a tutti che mi avete seguito e ringrazio Emanuele che si è iscritto. Buonanotte a tutti, ragazzi, veramente. E aspetto, a proposito, grazie di esserci stata perché era un po' che non venivi, e anche te, Lilith, di essere tornata. Buonanotte davvero a tutti. Lascio giusto un secondo che almeno tutti vi augurate la buonanotte a tutti voi e poi chiudo. Notte amici, amici. Amici. Notte comunque a tutti, criticoni e criticoni invece. Ci vediamo da Isa perché c'è.